DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Come tu, lei, sono le 10:17, siamo assolutamente nei tempi. Poi volevo dire una cosa, Linus, di al dio delle piccole cose di comprare un nuovo microfono al cantante di questo gruppo che non so neanche chi sia. Ma vedi che sei antico. Chi Mr. è? Hudson and the Library. Mr. Hudson and the Library, va bene Mr. Hudson, va bene tutto. Ai giovani piace cantare distorti. Ho capito, è tutto distorto. Allora, capito. Allora cantiamo dal megafono degli Ultras. Abbiamo la prossima messo volta. Ieri il disco di Micolla, cantante prodotta da Jovanotti. Sì. È tutta stonata. No, non è stonata. Il disco è pieno di drop. Vabbè, il disco è pieno di drop perché no, l'abbiamo. No, no, è il disco che è fatto così. È il disco che è fatto. È il disco che è fatto non così. Ci credo. Ormai sono tutti avanti, ragazzi. Ma porca miseria, incidere malissimo è il nuovo segreto. Sai che quasi quasi mi do una coltellata in pancia per essere alla page. Io sono già sintonizzato su questo trend, cioè sì? Dire le cose ma sbagliarle un pochino. Sbagliarle un po', tipo okay. Che Arundhati Roy ha scritto il dio delle piccole cose, è realmente indiano, però è una donna, non ah, è un uomo. Ok, vabbè. Mentre lo dicevo mi ne sono anche ricordato perché me ne aveva parlato la Bignardi quando era venuta in Italia. Ma comunque, insomma, vicini al 90% alla verità. Alla realtà. Alla allora, verità. Di solito a questo punto noi affrontiamo un po' i grandi temi della sì. società. Sì, però sì. questa mattina ti riesce veramente, veramente. Difficile, difficile, sì. perché insomma... Perché sfogliando i quotidiani questa mattina, trovate le prime 8 pagine sulle Brigate Rosse. Sulle Brigate Rosse, anche perché la metà dei giornalisti che scrive appunto sui quotidiani. No, non è brigatista, ah, no. No. Però diciamo che ha vissuto quegli anni lì no, caldi. Certo. Poi è anche un po' un dovere per un giornale certo. parlare di un tema così certo, importante. Certo, insomma. Però io mi immagino qualcuno di quelli con le lacrime agli occhi, un po' commosso. Sì. Comunque ripensando, capito quello che voglio dire? No? Allora, Massimo, potremmo parlare delle Brigate Rossonere. Sì, ma credo le abbiano sciolte nell'acido. No, no, non le hanno, no, rimasti... la fossa le alla fossa dell'acido. La fossa dei leoni. Così Lucio era. Battista. Ah, era vero, la fossa dei leoni. Sì, sì, sì. Oppure parlare di Ruini, del Papa, no, di questa cosa sui dei Dico. Che adesso per la prima volta. Che dico sui Dico? Dico. Che dico dice, sui Dico? Dice. No, insomma, no, non è il caso. No, no. No c'è sul fatto lì delle Brigate Rosse. Invece io mi sono un po' divertito a leggere la cronaca. Sì. Perché questi, a parte. Volevano ammazzare uno. No, no, no. Sei divertito? Ma no, mi sono divertito perché per. Come sapevano di essere. È per quello che non voglio parlarne. Siccome sapevano di essere seguiti, sì. Loro, a parte che non avevano i cellulari, così, e poi andavano in giro in bicicletta. Facendo le vie contromano a tutta manetta per seminare quelli che li seguivano. Certo, oppure certo. Sì. Si davano appuntamento nei parchi. Ok. Nei parchi facevano finta di fare jogging. Oh, mamma mia. Però tutti vestiti di tutto punto. Cioè coi jeans. Vabbè, c'è altro. Tipo i mocassini. E un giorno. E correvano. Ah, anche lei qui? Senta, che ne dice della dittatura del proletariato? Ma ottima idea! Okay. Correvano. E soltanto che un giorno li hanno sgamati perché correvano in un parco, credo a Rho, non vorrei dire una stupidaggine, okay. L'anno scorso, e c'erano giù 40 centimetri di neve e fango. E loro correvano. E loro erano in canottiera. Tutti in canottiera, correvano con i jeans e tutto il fango, la neve, e quindi li hanno sgamati immediatamente. Meno male che appunto li hanno sgamati per tempo, insomma, questa volta non hanno fatto quello che avevano fatto nelle varie edizioni in cui sono certo, ricomparsi. Certo. Appunto, no, non si può parlare di sfogliando questo. I giornali questa mattina in riunione di redazione abbiamo trovato un po' di altri argomenti che si potevano affrontare un po' però, più leggeri tu dici sì però mi più hanno leggeri. Fatto scattare veramente l'insofferenza sì sì ho sì, una sì. certa età sì. Faccio questo lavoro a quest'ora tutti i giorni da 30 anni sì, ma... I due unici argomenti che si potrebbero affrontare questa mattina secondo i giornali a parte Ruini e Brigate Rosse sono l'elogio della Pennichella no non mi rifiuto di parlare della Pennichella. Vabbè, ma sei tu che da tanti anni che sei qua. Uno metti ma che ascolta. Ma 100 anni che mi ascolta. Ma 100 anni, ma mica tutti. Metti che uno è da 6 mesi che ascolta. L'unica alternativa è che domani è San Valentino. Cosa fate domani per San Valentino? Ma metti che c'è qualcuno che si è fidanzato. Sono 30 anni che parlo di San Valentino. Poi puntualmente chiama uno di Terni che ci ricorda chi è San Valentino. C'è il santo patrono di Terni. Sono 30 anni che dico le stesse cose. Ma è bello. Il 21 bello. Di marzo è il primo giorno di primavera. Poi mettiamo Primavera di Marina Rei. Che poi lei si offende. Telefona Marina Rei. Non è sua, è l'unica non sua. Il 21 dicembre diciamo che comincia l'inverno. Poi c'è sempre un coglione che chiama e dice no, è il 23. Perché è sostizio, l'equinozio. E quelle robe lì. Sì, sì, e tutti gli anni chi vincerà gli Oscar e chi ha vinto i Grammy. È vero. E sì. Sanremo cosa ne pensi? Sì, e il 2 febbraio io che ti dico oggi è il giorno della marmotta. No, balla nessuno in Italia. Il tacchino, il dicembre. Sì, 4 luglio. No, è 4 luglio, il tacchino è
aspetta chi? Un'altra roba, il terzo giovedì a settembre, a gennaio, e i buoni propositi per la nuova stagione. Ma ce la faccio più! Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Oh! Anche la musica, che musica mettiamo? Diversa, via! Oh, bravo! Mettiamo gli Avion Travel, ma non mettiamo Sima di Cande Pai, eh? Ma? Mettiamo Elisir, che abbiamo messo anche ieri mattina, che mi piace una cifra. C'è anche Paolo Conte che canta in questa canzone, c'è anche Gianno Nannini. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.